carissimi amici, ben ritrovati. Come potete vedere un po' dalla location, questa mattina noi ci troviamo in una fabbrica di scarpe e il Vescovo ha voluto incontrare per la sua riflessione di questa terza domenica di Quaresima gli operai di questa fabbrica. Lo fa anche perché la terza domenica di Quaresima coincide con il 19 di marzo, che è la festa di San Giuseppe, ma è anche la festa di tutti i papà. Come dicevo, la terza domenica di Quaresima coincide con la festa del papà del 19 di marzo. Nel Vangelo la donna griderà questa sete di affetto, di amore, potremmo dire anche di giustizia. E qual è il grido, la sete della giustizia di oggi? È proprio spesso il richiedere un lavoro onesto, la possibilità che un papà come una mamma hanno il diritto di richiedere un lavoro che possa permettere di progettare famiglia, che possa permettere di sostenere le famiglie. Il Vescovo sceglie di stare qui per questi motivi, una vicinanza ai papà e al mondo del lavoro, ma anche credo per chiedere sempre di più una giustizia sociale che sappia mettere al primo posto i bisogni dell'uomo e quindi anche il progetto lavoro. Vi lascio in compagnia del Vescovo, che terrà qui con gli operai di questa fabbrica la sua riflessione alla liturgia della parola domenicale, augurando a tutti una buona domenica, un buon continuo di Quaresima, ma soprattutto l'augurio più speciale a tutti i papà, e mi permetterei di dire anche un augurio speciale al mio papà e al papà di Riccardo. Buona domenica a tutti. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno, giunse una donna samaritana ad attingere l'acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi a me da bere, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio, è colui che ti dice, dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le disse: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, che è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare lo spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Bene, siamo in un luogo di lavoro, grazie a tutti gli amici che sono qui presenti e che ci accompagnano in questa riflessione su questa pagina del Vangelo di Giovanni, che è molto intensa, molto forte.
è una delle pagine del Vangelo che anticamente erano utilizzate per accompagnare quelli che si preparavano al battesimo che poi avrebbero ricevuto nella notte di Pasqua, l'essere immersi nella vita di Gesù che risorge dalla morte e quindi l'essere chiamati ad una vita nuova, purificandosi appunto da tutto ciò che è il peccato dell'umanità. E allora ecco che in questo cammino di preparazione al battesimo la Chiesa dava ai suoi catecumeni, ai suoi fedeli, questa pagina del Vangelo che è molto intensa, molto ricca. E ci sono diversi elementi che potremmo evidenziare. Il primo, certamente, e quelle discussioni forse un po' sciocche che gli esseri umani fanno tra di loro, no? Chi ha ragione, chi ha torto, chi pensa a Dio in un modo, chi pensa a Dio in un altro. E allora i giudei adorano Dio lì nel Tempio di Gerusalemme, e i samaritani invece pensano di adorarlo sul Monte Garizim, quasi che Dio si possa in qualche modo circoscrivere, fermare in un posto o in una forma. Ma Gesù supera tutto questo, come abbiamo ascoltato, invitandoci ad adorare Dio in spirito e verità. E Dio è allora è presente dappertutto, Dio lo adoriamo, cioè abbiamo il nostro volto, la nostra anima, il nostro pensiero rivolto a Dio dovunque ci troviamo. E Dio è rivolto verso di noi dovunque noi ci troviamo. E allora certo anche il lavoro è il luogo nel quale Dio è presente. È il luogo nel quale Dio ci chiama a collaborare con Lui, a vivere con Lui e ci aiuta però a cercare ciò che è più grande, così come accade a questa donna che andava tutti i giorni a prendere l'acqua al pozzo. E questa donna va a prendere quindi quest'acqua e deve andarci più volte al giorno. E dialoga con questa donna, che ha una vicenda familiare un po' strana per la verità, no? Una donna che dice addirittura di aver avuto praticamente 5 mariti, insomma, che insomma, è quasi da record, diciamo, proprio. Ma dice di un bisogno dell'umanità di cercare qualcosa di sempre più vero. È come se nulla saziasse l'umanità. E allora Gesù annunzia: io ti posso dare quell'acqua che ti toglie la sete per sempre. All'inizio la donna poverella non capisce. Anzi, dice, meno male, dice, c'è uno che mi toglie il problema di venire a pigliare l'acqua qui tutti i giorni. Ma Gesù parla di un'altra acqua, evidentemente, ed è l'acqua che dà la pienezza di vita dello Spirito. Quando il nostro spirito è pieno della presenza di Dio, quando il nostro spirito dialoga continuamente con Dio, beh, allora in qualche modo siamo davvero pieni di bene. Siamo pieni di senso di giustizia, portiamo nel cuore una speranza più grande e allora tutte le cose che abbiamo intorno a noi sono utili, sono capaci di aiutarci a vivere bene e tutto ci chiama ad andare incontro alla presenza di Dio. Ecco allora che il lavoro, la vita che viviamo, gli affetti che abbiamo, la nostra vita di famiglia, la nostra vita nella società, ecco, tutto questo siamo noi che, se siamo ricchi della grazia di Dio, sapremo viverlo bene, sapremo starci dentro con serenità, con fiducia e saremo di quelli che non hanno bisogno sempre di andare a cercare ciò che può essere più utile in quel momento, ma sapremo valorizzare ogni cosa riconoscendo che tutto è dono di Dio e tutto ci chiama a camminare verso la verità che è Dio stesso. Eccellenza, l'altro giorno in piazza San Pietro, Papa Francesco è ritornato a parlare del lavoro. Oggi noi ricordiamo la figura di Giuseppe, sposo e padre, uomo della famiglia, ma anche uomo della bottega, del cantiere. Lei ci incontra in una fabbrica e noi vogliamo ricordare anche tanti papà che lavoro non hanno. Vogliamo aggiungere al grido del Papa le nostre voci di solidarietà e di denuncia sociale. Ricordare che la dignità dell'uomo sta anche nel diritto al lavoro. Beh, la riflessione che Angelo ci ha proposto è una riflessione che è quella che potremmo dire angustia un po' tutti quanti. Siamo tutti molto preoccupati per questa realtà che è quella mancanza di lavoro che colpisce purtroppo tante persone, tanti papà di famiglia, come lui giustamente diceva, e come proprio il Santo Padre
proprio diciamo, mercoledì nell'udienza ha voluto riprendere. Riprendere, Santo Padre lo ha fatto con la forza di chi si rivolge a coloro che, avendo diciamo, possibilità di attivare delle iniziative, insomma delle possibilità di lavoro, a volte non lo fanno, presi magari soltanto dall'obiettivo di un guadagno più facile o di un risparmio sulle possibilità. Ecco, io credo che tutti quanti nella società oggi dobbiamo impegnarci molto su questo, essere non solo quelli che sì, se hanno la possibilità di farlo, lavorano e lavorano bene, ma devono anche poter lavorare, direi, pensando. Noi dobbiamo tutti quanti pensare. E pensare a quello che è la realtà del mondo nel quale viviamo, quali possono essere le possibilità da sviluppare, insomma, quasi, non dico tornare a quello che una volta si chiamava il miracolo italiano, no? Negli anni 60, cioè dove persone che quasi dal nulla erano poi partite realizzando grosse attività. E oggi tutto questo sembra molto più difficile perché il mondo globalizzato ci chiede ritmi e rapporti diversi, però è chiaro che se non pensiamo, se non riusciamo a progettare magari insieme, a volte anche a coordinarci, a collaborare, e allora non riusciremo, credo, a risolvere il problema. Solo risparmiare, nel senso di tenere da parte delle energie, questo non ci aiuta. Il Signore ci ha insegnato che perché il grano cresca bisogna seminarlo. A volte lo si semina con grande fatica. No, il Salmo dice chi va a seminare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma poi torna con gioia quando porta i covoni, il raccolto di grano. E allora noi oggi forse siamo nel momento in cui dobbiamo scegliere come seminare, che cosa seminare, in quale forma, e questo richiede uno sforzo di insieme. Certo, la tentazione è di ripiegarsi sulle proprie necessità. Dobbiamo poter essere in dialogo di più tra di noi e imparare davvero a collaborare nel progettare e quindi anche poi nel lavorare insieme perché si possa crescere tutti quanti. Ecco, questo è l'augurio che ci facciamo, l'augurio che... È l'augurio che io faccio a tutti quanti voi e quindi tanti di voi credo siano già papà, forse nonni pure, ed è una cosa molto bella, genitori, e quindi ci auguriamo davvero come San Giuseppe, insomma, di poter vivere quella fatica, perché San Giuseppe per essere padre dovette impegnarsi molto, e poi diciamo poter vivere quella vita quotidiana fatta anche di fuga in Egitto, di dover proteggere quel bambino. Insomma, noi auguriamo a tutti di poter essere padri nella forma più bella, secondo la volontà di Dio.